Un fatto molto grave è accaduto il 3 gennaio 2020, quando a Baghdad l'esercito americano ha assassinato il generale Soleimani, iraniano, capo dei corpi speciali dell'esercito iraniano, alto funzionario dello Stato e primo livello dell'Iman eh, Supremo Khamenei. È un assassino a sangue freddo, un atto di barbarie che non trova nessuna giustificazione né legale né di altra natura. Un atto potremmo definirlo di gangsterismo politico, un atto da gangster. Di fatto l'Iran è in pace, non è uno stato in guerra con gli Stati Uniti, non lo è mai stato formalmente in guerra con gli Stati Uniti, non ha mai invaso nessun paese straniero. E di fatto era eh, legittima, del tutto legittima, la presenza del generale Soleimani a Baghdad, dove è giunto con un normale volo di linea. Eh, annunciato anche diplomaticamente, è stato accolto all'aeroporto da un importante funzionario del governo iracheno e eh, insieme a questo funzionario e altri uomini della scorta è stato assassinato, pare, da un drone americano o da elicotteri. C'è anche chi dice che sono stati utilizzati elicotteri. In questi ultimi anni il generale Soleimani di fatto era divenuto un simbolo, il simbolo della cosiddetta resistenza, cioè resistenza dei paesi arabi che rifiutano di sottomettersi totalmente ai poteri anglosassoni, negli Stati Uniti in particolare, la resistenza degli stati che eh, cercano di supportare il popolo palestinese nella sua lotta contro le forze occupanti israeliane. Quindi, in quanto grande eh, stratega, grande uomo d'armi, aveva organizzato, per esempio, la sconfitta dell'ISIS in Siria, aveva combattuto, o meglio, coordinato le forze combattenti siriane e iraniane contro i terroristi dell'ISIS, terroristi supportati dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita e da anche altre potenze, Turchia, Francia, Inghilterra. E eh, forse è proprio questo fatto: il fatto che grazie anche alla sua opera è stata vanificata. La criminale aggressione dello Stato siriano che ehm, era divenuto figura scomoda e simbolo da abbattere. Ma di fatto, mh, nei suoi comunicati, il Presidente Trump ha cercato di presentare eh, Soleimani come un terrorista, accusandolo addirittura con cifre assolutamente fuori da ogni ragionevolezza di milioni di morti, <coughs> sono accuse del tutto e, mh, ingiustificate. Ritenerlo un terrorista è insensato, semplicemente coordinava in modo legittimo azioni in paesi alleati o amici dell'Iran che chiedevano supporto a questo grande Stato nella loro lotta contro gli Stati Uniti o contro le altre potenze che li aggredivano. E di fatto ehm, questo atto è molto grave, un atto ehm, di vero e proprio assassinio eh, terroristico e non dimentichiamo che mh, in questi paesi, semmai proprio in Iraq sono stati gli Stati Uniti con la loro ventennale eh, occupazione, con le loro ripetute guerre, a provocare oltre che ingenti danni eh, centinaia di migliaia di morti, ma qualcuno stima anche in milioni il numero di morti complessivi che sono stati provocati dall'occupazione e dalle guerre americane contro questo paese me medio orientale. Quindi non è tanto mani o l'Iran che hanno provocato grandi catastrofi e uccisioni e rovina quanto semmai proprio il governo degli Stati Uniti e le sue continue guerre d'aggressione in questa zona del mondo in particolare. Vi è un altro elemento che dobbiamo ricordare: molto importante: il fatto che eh, questo assassino terroristico, illegale, del generale Soleimani, operato con un drone e missili lanciati da questo drone, non è un evento isolato, un evento eccezionale o eh, la prima volta che succede, al contrario. Gli Stati Uniti da molti anni mh, sono soliti uccidere eh, persone all'estero che ritengono terroristi o che sono anche terroristi in certi casi, nessuno vuole in, metterlo in discussione in altri casi, con droni che vengono guidati da basi dell'aviazione americana in, negli Stati Uniti, quindi da grandi distanze, dove si attaccano questi reali o presunti terroristi, eh, spesso in situazioni come funerali, riunioni familiari, matrimoni. Mm. Con migliaia di vittime civili, innocenti, donne e bambini che non c'entrano nulla con il terrorista in questione, che egli sia tale davvero o meno, qui è indifferente discuterlo, causando un numero di morti veramente significativo. Abbiamo sia in Pakistan che in Afghanistan moltissimi di questi attacchi. Sotto il presidente Obama si aveva quotidianamente una lista fornita dalla CIA. Al presidente con i nomi delle persone identificate all'estero che gli Stati Uniti potevano sopprimere, e il presidente apponeva la sua firma di fianco ai nomi di coloro che quel giorno decretava venissero uccisi. Quindi voi capite la incredibile arroganza in ogni caso di un modo di muoversi di questo tipo dove un paese uccide persone a migliaia di chilometri di distanza dai suoi confini insieme a molti civili. Uh, arrogandosi un diritto di vita o di morte su persone senza concedere loro nessun diritto a un legittimo processo, a un giusto processo e spessissimo colpendo appunto persone innocenti. Per cui il caso del generale Soleimani è solo l'ultimo caso in una lunghissima sequenza di assassini mirati di questo tipo che hanno trovato un modello in particolare anche nelle azioni di uccisione di oppositori all'estero compiute dal Mossad israeliano ehm, da molti anni a questa parte. Quindi ci sono moltissimi casi di dirigenti ehm, palestinesi o legati allo Hezbollah libanese che sono stati uccisi da azioni israeliane all'estero. Ecco, quindi c'è anche qui un po' un modello che, come vedete, ritorna e che è giuridicamente infondato e gravissimo che non sia sanzionato a livello internazionale. L'atto che stiamo descrivendo è gravissimo e mostra di fatto in realtà la debolezza degli Stati Uniti, che sono in un momento di grande sofferenza, sulla quale fra poco torneremo più esattamente. È un segno di evidente debolezza, perché dal punto di vista militare è un atto in un certo senso insignificante. L'Iran è un grande paese. Ha un esercito che ha una mh, profonda organizzazione mh, specialista nella guerra simmetrica, un esercito impostato in senso difensivo. L'Iran si è concentrato su strumenti d'arma difensivi, visto che da 40 anni è sotto sanzioni americane ed è eh, ripetutamente è stato a, a minacciato di interventi militari sia da parte israeliana che da parte statunitense. Quindi è un paese che non solo non ha una postura offensiva, ma una postura difensiva e ehm, ha le risorse per sostituire il pur bravissimo generale Soleimani con altri funzionari altrettanto capaci. Quindi sul piano militare si tratta di un uh, atto più che altro simbolico che eh, andrà vuoto anche da questo punto di vista, perché mh, questo grande soldato, questo grande generale, questo vero e proprio eroe della guerra di resistenza alle potenze occidentali, è entrato in un certo senso nella leggenda anche con questa sua morte, perché non dimentichiamolo che aveva subito decine di attentati o rischi di attentati nella sua vita. Uno non molto tempo fa, in prossimità della casa del padre, dove era stato preparato appunto un attentato che poi venne eh, sventato dalle forze di sicurezza iraniane. Quindi, un uomo vero, un uomo abituato a combattere, un uomo che aveva vissuto molte esperienze importanti e pericolose nella sua vita, aveva partecipato intensamente come giovane ufficiale, ad esempio la guerra fra Iran e Iraq, durata otto anni e costata un milione di morti all'Iran, una guerra scatenata um, dalle forze occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, contro, contro l'Iran. Dunque um, la morte di un soldato e di un soldato valoroso, um, in un certo senso più che essere un dramma, è eh, il suo consegnarsi in modo definitivo alla leggenda e così la sua morte è stata percepita da tutti coloro che hanno una conoscenza esatta delle questioni mh, medio orientali. Ma eh, bisogna ricordare anche altre cose, questo evento, questo atto insensato sul piano diplomatico, militare politico che eh, pone una eh, pietra tombale su qualunque speranza o possibilità di tornare a trattative rispettose e eh, simmetriche con, fra Iran e Stati Uniti. È evidente che l'Iran a questo punto è più che giustificato nel considerare la potenza statunitense come del tutto inaffidabile, se non appunto criminale. Ma oltre a questo eh, è un atto che mostra la totale sottomissione della politica estera americana in Medio Oriente a Israele, perché è evidente che eh, questo atto che può portare, potrebbe portare, solo il futuro ce lo dirà, anche a uno scontro militare più grave, se non gravissimo, fra Stati Uniti e Iran e eventualmente altre potenze. Quindi ehm, la gravità delle conseguenze possibili vanno a giovamento essenzialmente solo di Israele. Israele chiede eh, apertamente una guerra degli Stati Uniti contro l'Iran da molto tempo, spera in una guerra che lasci fuori Israele, cioè una guerra dove Israele può giocare un ruolo passivo e apparire come strano ai fatti perché il suo ideale è sempre che siano gli Stati Uniti a esporsi e a combattere al suo posto. L'Iran è la potenza più importante che non si è piegata al dominio israeliano e americano in Medio Oriente, ha risorse tecnologiche mh, universitarie di ricerca straordinarie che lo collocano ai primi posti a livello mondiale in tutti i settori della ricerca più avanzata. In ogni campo, dal campo biologico al campo medico-farmacologico, quindi è uno Stato importante che investe nelle ric nella ricerca, nello studio, nell'alfabetizzazione del suo popolo, e dunque è un Paese che Israele non può sopportare eh, come potenza autonoma accanto a sé. E, ehm, la sottomissione che il gesto ordinato dal Presidente Trump in persona di assassinio del generale Soleimani, la sottomissione che viene mostrata da questo gesto degli Stati Uniti a Israele. Uh, è spiegabile perché c'è una fortissima influenza presso il congresso americano, il congresso sapete che ha una forte influenza nelle scelte di politica estera, la politica americana è largamente controllata dalla lobby ebraica uh, statunitense che è molto, molto attrezzata in quanto uh, gli ebrei americani sono solo il 2% della popolazione, ma un miliardario su due appartiene a questa minoranza e quindi c'è una forte influenza sul, sulla stampa, sulla comunicazione, sui media e mh, sul mondo bancario e finanziario. Quindi questa è la vera chiave di interpretazione dell'atto, una provocazione all'Iran gravissima, mh, dove chi ha più interesse a, a provocare l'Iran è appunto soprattutto Israele. Ci sono gravissime dicevo, possibilità geopolitiche e militari che questo attentato mh, apre. Questo atto terroristico apre, c'è chi arriva a parlare di possibile terza guerra mondiale, ma anche semplicemente una grave guerra regionale fra Stati Uniti, Iran e le potenze medio orientali eh, più vicine, porterebbe a conseguenza, ad esempio, sul piano economico senza precedenti, con distruzione di pozzi petroliferi, chiusura dello stretto di Hormuz e un crollo, probabilmente dell'economia mondiale, fatale a molte cose, fra le quali il dominio del dollaro a livello appunto, mondiale. Per cui c'è una grande sproporzione fra l'atto compiuto e le conseguenze che può innescare, che fanno pensare a una presidenza degli Stati Uniti non perfettamente padrona della situazione. Ci sono anche dissensi interni all'amministrazione americana, soprattutto al Pentagono, non tutti condividono questa politica aggressiva verso l'Iran, paese che mh, non ha mai fatto nessun atto effettivamente ostile agli Stati Uniti se non di natura difensiva. Vi è però di dire anche altro, questo atto rappresenta una perdita dell'onore per un intero paese, gli Stati Uniti d'America, la perdita di ogni credibilità sul piano diplomatico e del rapporto con gli altri stati. Non dimentichiamo che questo assassino è stato preceduto dall'aver dalla, dall distrutto l'accordo internazionale fra Iran e eh, le potenze del Consiglio di sicurezza dell'ONU, più la Germania. Accordo nucleare che prevedeva la eh, verifica che l'Iran usasse l'energia nucleare solo a scopi civili. Questo contratto è stato distrutto, eh, fatto a pezzi da Trump senza nessuna motivazione e ha rappresentato l'inizio di un processo persecutorio dell'Iran che include sanzioni economiche gravissime, pesantissime in tutti i campi, ha incluso quello medicale e farmaceutico, con gravi conseguenze per la popolazione iraniana. Quindi non è un atto di provocazione isolato, ma è un atto che si inserisce praticamente in una guerra già dichiarata da parte degli Stati Uniti all'Iran con sanzioni economiche che normalmente preludono allo scontro militare. È solo un accentuare la gravità di queste provocazioni. Perdita dell'onore. Dicevamo perché nessuna potenza potrà più, dopo quello che sta accadendo con l'Iran, credere alla parola degli Stati Uniti. Un paese un po' come una persona che perde um, il rispetto della sua parola, la cui parola non vale più nulla, e che dimostra di essere pronto a ogni abuso, a ogni utilizzo della forza contro l'innocente. È chiaro che è un paese del quale nessuno più potrà fidarsi. Pensiamo al, eh, alla questione del rapporto con la Nord Corea, dove ogni trattativa. Sembra destinata a fallire di fronte a quello che stanno compiendo con l'Iran. Interroghiamoci però eh, sulle radici di questo eh, comportamento eh, patologico e criminale eh, del Presidente Trump e degli Stati Uniti d'America. In primo luogo, ricordiamolo sempre, l'elite che controlla e domina gli Stati Uniti è un'elite eh, puritana un lit che è uh, White Anglo-Saxon Protestant, per usare l'espressione ben nota, uh, e fin dal suo sorgere uh, in Inghilterra nel 600 con il puritanesimo di Cromwell, uh, sorge l'idea del British Israel, cioè il popolo dei puritani si chiamava, uh, si autodefiniva British Israel, cioè Nuovo Israele, anglosassone, Destinato come l'antico Israele a un dominio del mondo del tutto asimmetrico, del tutto sbilanciato, perché il popolo dei Santi, così i puritani si chiamavano, ritenevano di aver stabilito un, un patto con Dio che chiamavano Covenant, un patto verticale con Dio che li benediva nel loro agire se loro avessero appunto servito Dio con sufficiente radicalità. Questo retroterra teologico che negli Stati Uniti si radicalizzò perché arrivarono negli Stati Uniti le sette puritane più estremiste, ha portato nel corso dei secoli a quello che oggi viene chiamato l'eccezionalismo americano, cioè gli Stati Uniti si ritengono di fatto un vissuto molto radicato anche a livello di sentire comune come paese eccezionale, paese superiore agli altri, unico paese veramente libero e democratico. Paese che in quanto moralmente superiore ha il diritto di giudicare e di qualificare tutti gli altri stati che sono pensati come tali da doversi assoggettare alla loro eccellenza eh, morale. Le sette pentecostali carismatiche, molto diffuse mh, in, in America, negli Stati Uniti, pensiamo alle figure dei telepredicatori che fanno parte di questi gruppi, sono di fatto sette apocalittiche filo sioniste che appoggiano mh, le politiche più filo israeliane del governo americano in quanto eh, ritengono così di poter accelerare il compimento dei tempi storici e il ritorno di Cristo. Eh, questa idea di accelerare la conclusione dei tempi, voi sapete che è un'idea che la Chiesa cattolica ha sempre condannato in quanto è ritenuto appunto atto gravissimo quello di eh, come dire, forzare la mano a Dio e accelerare le forze delle tenebre anziché frenarle. Facendo catecone, cercando di ostacolare l'avanzata del male. Quindi, abbiamo anche questo fortissimo retroterra eh, pentecostale, carismatico. Abbiamo come conseguenza del quadro che stiamo brevemente descrivendo un manicheismo geopolitico, cioè una forte tendenza statunitense a dividere il mondo in modo rigido fra buoni e cattivi. Pensate al tema degli stati canaglia, che è tipica espressione americana per qualificare stati come l'Iran che non rispettano il paradigma dello Stato civilizzato che gli Stati Uniti ritengono di incarnare. Quindi manicheismo politico, personalizzazione dello scontro, eh, sole mani come prima di lui Milosevic o Saddam Hussein o Kim Il-Sung, diventano incarnazione del male assoluto, non sono più persone, sono eh, negatività che esigono di essere soppresse senza nessun tipo di equilibrio nel giudizio l'incapacità di mediare, che è un'altra caratteristica tipicamente puritana eh, e americana in generale. C'è solo un rapporto tra vincitore assoluto e sconfitto o perdente, non c'è mai la possibilità di un approccio win-win, come si dice in termini diplomatici e commerciali, cioè vinciamo tutti e due, tutti e due rinunciamo a qualcosa e ci riconosciamo come portatori di pari diritti. L'unilateralismo eh, imperiale americano contro il quale stanno da anni combattendo Putin e altri governi eh, liberi, ha eh, queste radici, ha radici proprio non solo nella forza militare superiore, ma anche in questa cultura dell'eccezionalismo statunitense. E eh, questa struttura profonda si eh, intreccia al dominio della narrativa attraverso la cinematografia, i media, il controllo della rete, che è la vera forza degli Stati Uniti, ma non dimentichiamo di una forza. Che sta eh, perdendo colpi e soprattutto che vale in Occidente, ma non vale nei paesi che osservano con molta freddezza e lucidità quello che avviene e i comportamenti degli stati occidentali. Per concludere possiamo dire che l'atto di assassinio terroristico di un alto funzionario del governo iraniano, il generale Soleimani, questo grande eroe della resistenza contro il terrorismo dell'ISIS, ehm, questo atto è un atto che potremmo definire come tipica espressione di quello che gli storici chiamano imperium senza ius. L'essenza del totalitarismo nel Novecento è eh, appunto mh, portare l'imperium, cioè pretendere di avere il comando su una terra, su una nazione, su un popolo, senza però concedere diritto e strutture di vera civiltà e di vero progresso. L'imperium senza ius è l'essenza del totalitarismo, ma è l'essenza anche... Di un potere che si riduce alla forza bruta e alla imposizione della stessa sulle proprie vittime. Ed è quello che con l'assassino del generale Soleimani hanno compiuto appunto eh, il 3 gennaio gli Stati Uniti d'America. Trump ha scritto alcuni tweet e io non voglio leggervelo tutto, mh, vi leggo solo una frase: mh, a un certo punto, dopo aver dichiarato Soleimani colpevole di milioni di morti e di molte vite americane, afferma che eh, andrebbe, avrebbe dovuto essere fatto fuori molti anni fa. L'espressione eh, letteralmente usata è questa, avrebbe dovuto essere fatto fuori. Perché enfatizzo questa espressione? Perché il linguaggio è tutto, è tutto soprattutto in sede diplomatica, è tutto quando chi parla è presidente di un grande Stato che sta disonorando l'espressione avremmo dovuto farlo fuori prima, un'espressione appunto da gangster, è un'espressione violenta, un'espressione profondamente volgare che è scandaloso si trovi sulla bocca di una persona eh, che ha il compito di guidare il più importante e potente stato nel mondo, è veramente un infamio per questo stato che chi riveste in lui il più alto potere usi un linguaggio così degradante. Io voglio concludere cari amici con un'ultima osservazione c'è stato un forte riverbero internazionale, in tutte le cancellerie, in tutti gli stati si sono espressi dei giudizi su questo atto, pochi stati hanno avuto la forza di eh, chiamare le cose col loro nome, in questo si è distinta la Russia, dove il Ministero degli Esteri ha qualificato come atto illegale e gravissimo eh, l'uccisione del generale Soleimani. In Italia abbiamo avuto varie prese di posizione, una merita di essere sottolineata, quella del mh, responsabile, del capo della Lega, eh, Matteo Salvini, che mh, ha perso una buona occasione per rimanere in silenzio. Se si tace non si sbaglia, se si parla bisogna pensare bene a quello che si dice. Il eh, ex ministro Salvini ha mh, ringraziato Trump con un messaggio veramente, eh, veramente squallido che vi voglio leggere. Messaggio tweet di Salvini, donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell'Occidente, di Israele, dei diritti e della libertà. A questo primo tweet ha fatto seguire una serie di foto con i leader politici americani e israeliani e poi ha aggiunto fra da un lato l'estremismo e la violenza islamica e dall'altro la libertà, non ho dubbi su cosa scegliere. Sempre e comunque la libertà, la pace, il rispetto ai diritti umani e dei nostri valori cristiani. Questa è la parte conclusiva del tweet di Salvini. E questo tweet ci ricorda eh, quello che rilasciò dopo essere stato in visita in Israele dove attaccò i tunnel costruiti da Hezbollah al confine fra Libano e Galilea. E anche in quel caso attaccò il movimento sciita libanese Hezbollah dimenticandosi di ricordare che i tunnel non sbucavano in Israele, ma nella Palestina occupata da Israele da 60 anni, perché la Galilea era territorio assegnato dall'ONU alla Palestina e sulla quale ci sono 200 risoluzioni ONU che chiedono a Israele di ritirarsi da queste terre illegalmente e ingiustamente occupate da 60 anni. Quindi, come vedete, l'errore sta sempre nel ricordare solo una parte della verità e nel nascondere la parte più importante. Ma anche in questo caso mh, se, mh, siamo di fronte a ad un'adesione grossolana alla narrativa americana, per cui il terrorista è solo in mani e non solo gli Stati Uniti, la cui ex segretaria di Stato Madeleine Albright, quando le fecero notare che la guerra americana in Iraq aveva e le sanzioni avevano provocato 500.000 morti solo fra i bambini iracheni, disse che era una, buona, un buon, una, una cifra che si può pagare, che vale la pena di pagare se eh, la posta in gioco è la sconfitta di Saddam. In, so in sostanza, con grande freddezza, disse se il prezzo per cacciare Saddam sono questi 500.000 bambini morti, è un buon prezzo, si può pagarlo perché abbiamo liberato l'Iraq appunto da Saddam. Ecco, quindi Salvini, eh, ripeto, dal mio punto di osservazione, ha perso una grande occasione per informarsi meglio di tutta la storia dell'Iraq, dell'Iran e dell'operato degli Stati Uniti in queste terre e soprattutto per tacere, che è una cosa sempre buona da fare quando una persona non è informata seriamente sui fatti. Grazie a tutti e buona giornata.